Anche quest'anno torna in Abruzzo Goletta Verde, l'appuntamento estivo di Legambiente per la difesa del mare contro la cattiva depurazione, l'abusivismo, la cementificazione e i rifiuti. Decine le analisi svolte dai tecnici ambientali. In Abruzzo, è stato detto, permane il problema con le foci dei suoi fiumi, anche se il 96% della qualità delle acque di balneazione è buona. Consegnato il vessillo con le tre vele alla Costa dei Trabocchi. Sì, l'elemento critico rimane l'elemento fiume e su questo dobbiamo fare degli interventi a questo punto mirati. È un'azione che metteremo in campo con il territorio, ma anche cercando di coinvolgere la regione e gli organi preposti per attenzionare queste singole criticità. Nell'insieme abbiamo un dato positivo perché solo 3 punti degli 8 da noi monitorati ci danno un esito negativo. Questo ci fa capire che comunque siamo sulla direzione giusta, è un dato in linea con quello dell'anno scorso. Dobbiamo ovviamente, una volta arrivati a una soglia positiva, cercare di correggere i particolari affinché potremmo avere una qualità delle nostre acque al 100%. Con il nostro monitoraggio, è stato detto ancora, non intendiamo rilasciare patenti di balneabilità sostituendoci alle autorità competenti in materia di controlli e di balneazione, ma con fotografie istantanee portare l'attenzione di amministratori e cittadini le criticità che minacciano la qualità e la salute dei nostri mari affinché se ne individuino e risolvano le cause. Da oggi iniziamo i cambiamenti relativi al calendario regionale per luglio, oggi, domani e dopodomani, quindi sono in corso da questa mattina le analisi, i prelievi. Posso darvi il dato di giugno: su 112 acque di balneazione da noi campionate, solo 6 hanno superato i limiti, quindi una percentuale minima. Tra l'altro poi li abbiamo ripetuto come prevede la procedura e sono risultati conformi. Poi abbiamo fatto un'altra attività a metà giugno, sono 24 controlli quindicennali delle 5 acque di balneazioni classificate temporaneamente vietate alla balneazione. Anche questi dati per noi sono stati positivi. Adesso, se questo dato dovesse essere confermato dai prelievi di oggi e domani, ovviamente è una situazione interessante che potrebbe portare i comuni anche ad attivare le procedure per togliere il divieto di balneazione temporanea. Sul fronte della plastica, navigando sull'Adriatico, che cosa emerge? Emerge che purtroppo il tema delle plastiche in mare, del marine litter, è una delle nuove grandi sfide mondiali, insieme a quella dei cambiamenti climatici. Ogni anno finiscono in mare tra le 8 e le 12 milioni di tonnellate di rifiuti. Noi l'appello che stiamo lanciando è legato soprattutto all'usa e getta, alle plastiche usa e getta. Con la nostra campagna Usa e getta no grazie, in cui chiediamo amministratori, balneatori e cittadini di iniziare a fare a meno di questi materiali che utilizziamo per pochi minuti ma restano in mare centinaia di anni.